Non ti senti ad altezza per il tuo percorso di studio? È una cosa possibile oppure no? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, io sono Arianna, studio medicina al quinto anno in MiCoC e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video un po' improvvisato in mezzo a una pausa studio perché ho ricevuto l'ennesimo messaggio che tra le altre cose diceva: ma se non sono all'altezza per fare medicina, ogni volta che lo sento la mia testa blows up. E quindi ho deciso di fare questo video per condividere con voi il mio pensiero, il mio punto di vista, perché per me questa cosa non deve esistere. Però prima che io vi spieghi tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che arriveranno, anche perché ho saputo che mi hanno preso per l'Erasmus in Irlanda, quindi vi porterò assolutamente con me. E ricordatevi di seguirmi su Instagram, dove pubblico contenuti praticamente ogni giorno. Piccole azioni che per voi non costano niente, ma che per me valgono molto. Ma torniamo adesso al nostro video. I messaggi che solitamente ricevo dicono: e se non sono all'altezza per entrare alla medicina? E se non sono all'altezza per studiare medicina? E se non sono all'altezza per fare il medico? Analizziamo un attimo la cosa. Diamo prima di tutto una definizione molto semplice di università. L'università io la vedo come un ponte tra l'essere dei bamboccini alle superiori e essere buttati nel mondo del lavoro. Quindi capite che è un ponte tra il non sapere niente e il dover avere delle abilità per fare il proprio lavoro. Quindi capite che l'università, questo ponte, non è il momento in cui noi dobbiamo già saper fare le cose. Questo momento sarà alla fine di questo ponte, quando verremo buttati nel mondo del lavoro. Questo ponte, quindi dal primo giorno di università all'ultimo giorno di università, è il momento in cui noi dobbiamo imparare. Non è il momento in cui dobbiamo essere all'altezza di qualcosa. È il momento in cui dobbiamo avere degli obiettivi e in cui dobbiamo lavorare studiando per raggiungerli. All'università non ci è chiesto nient'altro se non studiare, imparare cose, imparare delle skills che ci serviranno poi per il mondo del lavoro. Dal primo anno probabilmente uscirete sapendo quale osso avete nel braccio, non saprete assolutamente fare il medico. E vi dirò di più, io tra esattamente un anno dovrei laurearmi, tra esattamente un anno io sarò medico chirurgo. Secondo voi so fare il medico chirurgo? Regà, dai. Per come è il sistema italiano, probabilmente la gente impara davvero a fare il medico facendo il medico, quindi le cose si imparano davvero entrando in specializzazione e facendole ogni giorno. Anche perché il sistema italiano, per come è fatto, ci chiude sempre, sempre, sempre sui libri e c'è veramente poca pratica. E va bene, possiamo studiare tutte le cose del mondo, ma poi le cose si imparano facendole. Quindi queste abilità si imparano studiando, giorno dopo giorno, andando a tirocinio. Mi raccomando ragazzi, non saltate i tirocini perché dovete studiare per l'esame. Perché i tirocini sono il momento in cui imparate davvero. E io vi sto parlando di medicina perché è quello che faccio, ma questa cosa vale per qualsiasi facoltà. Quando siete al primo giorno di università, non sapete fare l'ingegnere, non sapete fare l'insegnante, non sapete fare l'avvocato. Siete semplicemente uno studente universitario al suo primo giorno, pronto per imparare a fare l'ingegnere, l'insegnante, l'avvocato. E non vi è richiesto assolutamente di essere all'altezza di niente. Forse l'unica cosa che vi è richiesta è la voglia di imparare. Però penso che se vi siete iscritti all'università, questa voglia ci sia. Ovviamente poi bisogna pensare a quei casi un po' particolari in cui magari si hanno dei problemi di apprendimento, oppure si capisce che quel percorso che stiamo facendo non è il nostro. Quindi lo si cambia, si ricomincia da capo e ricomincia tutto, ma non bisogna essere all'altezza di fare la professione per cui stiamo imparando. Quindi ragazzi, non fermatevi davanti a questa domanda. Sento di gente che magari mi scrive dicendo: guarda, alla fine non ho fatto il test perché penso di non essere all'altezza di fare medicina. Questa cosa non deve assolutamente esistere. Entrerete a medicina o in qualsiasi altra facoltà e giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, tirocinio dopo tirocinio, imparerete le abilità per la professione per la quale state studiando. Non dovete presentarvi al primo giorno di università sapendo già tutto. Quindi mi raccomando, riflettete bene su queste mie parole e fatemi sapere qua nei commenti se condividete o meno il mio pensiero. E fatemi sapere anche qua nei commenti se per caso vi è capitato di pensare queste cose e come le avete affrontate, perché potrebbe essere d'aiuto a tanti altri. Lascia un mi piace se questo video ti è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!